Che cos'è la stupidità umana? La stupidità umana è l'arte di ripetere sempre gli stessi errori per la tua sporca e inutile vita. Cioè tu hai una vita di fallimenti, di cose brutte, di dolore, di abbandoni, di tutto. E che cos'è la stupidità? È l'arte di poter ripetere gli stessi errori per tutta la tua sporca e inutile vita. Allora le persone che mi dicono, oddio, oddio, Dio ce l'ha con me. Cioè, io dico no. Una volta consigliai a una persona, gli dissi, ma guarda, è semplice. Siccome che tu non ne azzecchi una, non ne azzecchi una, fai una cosa, fai il contrario, tu pensi una cosa, fai il contrario di quello che pensi. No, non, cioè, tu pensi di fare questa cosa, non la fa, fai il contrario, tu fai il contrario di quello che pensi e ti trovi bene. Sembra una presa in giro, no? Se vogliamo, ma in effetti è così. In effetti, è così. Se tu sbagli tutto, è chiaro che stai al contrario, ma non ti rendi conto che stai al contrario, non ti rendi conto che stai bruciando tutte le tue possibilità. Stai bruciando tutto e poi ti lamenti e quello è così e quello è colà e quello è così e quello. La colpa è tua. La colpa è tua. Allora, riprendi coscienza. Anche se è inutile che lo dico. Tu che mi stai guardando, riprendi coscienza. Cerca di capire che se tu per tutta la tua sporca e inutile vita fallimentare, hai in qualche modo sbagliato tutto e stai continuando a sbagliare tutto, ma chiediti, fermati, chiediti perché, non ti lamentare, non dare la colpa agli altri, cerca di essere coi piedi per terra e dire cazzarola, ma io sto sbagliando tutto. Allontani le persone che ti amano, allontani le persone che ti vogliono bene, poi avvicini soltanto le persone a cui fai comodo. Tu fai comodo a delle persone e le avvicini perché fai comodo. Poi le persone a cui fai comodo non è che si fottono tanto di quello che fai, di quello che hai, di quello che sei, di quello che devi fare, di quello che devi affrontare, non gli fotte una minchia a queste persone, perché sei tu che fai comodo a loro, non loro che fanno comodo a te. Apparentemente tu pensi di essere al centro della situazione, di essere al centro di gestire questa tua vita, ma sei una persona deficiente, da deficere, sei deficiente. Essendo una persona deficiente, da deficere, non hai la possibilità di renderti conto che stai sbagliando tutto. Bah, che cosa vi posso dire? Sta per piovere, stiamo a novembre, comincia a fare freddo. Le foglie cadono, arriveranno i primi freddi, quelli intensi. E ormai non ci sono più le mezze stagioni, sembra una frase fatta, no? Non ci sono più le mezze stagioni, arriveranno i freddi intensi, di botto. Cominceranno le problematiche invernali. E ognuno di noi si chiuderà dentro la propria casa. A riflettere un po', no? A pensare un po' sulla vita, sul futuro della vita. Ma ho letto
qualche post dove diceva: il passato è il passato, il futuro è fantasia. Come fai a prevedere il futuro? Non hai parametri, no? Se tu avessi parametri, ovviamente riusciresti a predire il futuro, ma non è possibile, non ci sono parametri a sufficienza. Quindi l'unica cosa certa rimane il presente. Ok? Allora, caro stupido, o cara stupida, dipende da come dir si voglia, ma non ti rendi conto che l'inverno è lungo, freddo e buio? Non ti rendi conto che stai sbagliando tutto? Non ti rendi conto che dovresti girarti a vedere un po' il tuo passato soltanto perché dove ti trovi adesso ci sei grazie al tuo passato, non grazie al tuo futuro. Il tuo futuro non lo saprai mai. Tu ti devi girare dietro a vedere il tuo passato. E dove ti trovi in questo momento nel presente? Che ci sei arrivata grazie al tuo passato, cara persona deficiente. Che si lamenta. Tutti si lamentano, mi scrivono mail da tutte le parti. Perché questo è così? Perché questo è colà? Perché la gente è cattiva? Perché così? Perché colà? No. La gente è cattiva, sì, ma se tu fossi un po' più intelligente, ti renderesti conto che dovresti tenerti vicino le persone che ti amano. E ci sono le persone che ti amano. Quindi, rifletti, perché sta arrivando l'inverno, stanno cadendo le foglie.